Allora, Darwin geologo. Sicuramente Darwin ha avuto un enorme vantaggio che è stato quello di girarsi tutto il mondo e di vedere quello che era in superficie. Per fortuna per noi, diciamo che qualche cosa è sfuggita alla sua investigazione perché le tecnologie dell'epoca non gli permettevano di andare a vedere cosa c'era sotto. Dunque, come appena detto la mia collega, è famoso perché ha parlato dell'origine degli atolli, ha dato una visione geologica con senso alla, diciamo, la presenza di queste enormi fasce di coralli nelle zone tropicali del nostro pianeta. Però lui le cose le vedeva dalla superficie. Quel poco che poteva dire del profondo dei mari li poteva derivare solo dal fatto che, essendo geologo, andando in zone soggette, insomma, alle vicissitudini del nostro pianeta, poteva vedere dei sedimenti, delle storie profonde esposte, per esempio, in alto, sulle Ande, in altri posti del nostro globo. Ma se avesse avuto davvero un sommergibile, avrebbe potuto dedicarsi tranquillamente a quello che è la parte più cospicua del nostro pianeta, che è sì un pianeta di mare, ma è soprattutto un pianeta di mare profondo. Infatti, se voi guardate uno schema molto, diciamo, molto banale, molto classico, prima di tutto vedete che il nostro è un pianeta d'acqua. Poi, se guardate anche la cartina in alto a sinistra, vedete col colore blu scuro che è soprattutto un pianeta, come vi dicevo, di mare profondo. In effetti, scendendo nelle oscurità diciamo, degli oceani, al di là di trovare delle creature che tutti un po' ci possiamo immaginare o che conosciamo, tipo pesci abissali e via dicendo, sorprendentemente, ed è per certi versi una riscoperta degli ultimi, diciamo, 20-30 anni, ci sono anche delle stupefacenti scogliere coralline. Però molto, molto distanti dalla nostra possibilità diretta di apprezzamento. Per cui gli scienziati, per esempio, le hanno bellamente o quasi, insomma, tranne qualche piccola eccezione, ignorate, diciamo, fino a una decina di anni fa. Ma non hanno molto da farsi invidiare rispetto a quelle che sono le scogliere coralline che molti di noi conosciamo per averle viste direttamente o per averle viste in televisione, averne viste o sentito parlare. Infatti la foto che vedete adesso è una foto fatta sui 400 metri di profondità in Oceano Atlantico, non in zona tropicale, la temperatura è di 7 gradi centigradi, non c'è luce, quindi non ha le zooxantelle, quelle piccole, diciamo, alghe di cui parlava la mia collega. I coralli sono felicissimi, si divertono, crescono velocemente, sono anche relativamente diversificati. E come spesso capita, come capita anche nelle scogliere coralline di bassa profondità, sono oasi di biodiversità, vale a dire che attirano in maniera diretta o indiretta una molteplicità di altri organismi. In ultima analisi, è come una piccola foresta amazzonica del mare. Faccio vedere qualche esempio perché sono belli e perché questo tipo di immagine non era a disposizione né degli scienziati né della gente fino a poco tempo fa. Ecco, questo vi dà l'idea, questi puntini rossi, che tra l'altro è una stima di pochi anni fa, adesso sono già aumentati sensibilmente, vi dà l'idea di dove si trovano i banchi di coralli in Atlantico e fino al Mediterraneo. Mentre sono 4.500 km. Cioè è il margine corallino più grande al mondo, ma è sommerso, non lo vediamo. Non ci possiamo fare le vacanze, non possiamo fare i charter per andare a divertirci in spiaggia, ma ci sono, esistono. E se guardate cos'è, sono 7 anni fa, c'erano solo 570, quasi 600 siti a coralli già verificati. Pochissimi anni dopo erano già quasi 1.400. Oggi probabilmente siamo sui 1.600, incluso il Mediterraneo. Dopo avrete una primizia, una chicca, insomma, che ha poco a che fare con Darwin in una certa misura, ma ha molto a che fare con quello che portò Darwin in giro per il mondo. Qui vedete una carta dell'Atlantico, dove c'è anche il Mediterraneo. Insomma, il Mediterraneo, il nostro Mare Nostrum, è una bella baia, un bel imbaiamento dell'Atlantico, a cui appartiene dal punto di vista biogeografico, come si dice. Vedete anche marcate alcune delle regioni in cui ci sono le scogliere coralline più importanti note finora, ma vi dico che ogni giorno che una nave oceanografica va in mare ne trova uno nuovo.
ultimamente, storia di una settimana, un collega mio insomma ha appena scoperto dei banchi di coralli al largo della Mauritania, erano sempre lì, il fatto che nessuno ci andava, complicato, insomma sono tecnologie che potete immaginarvi costano molto. Però sono importanti i coralli, sono importanti perché, come avete visto, rappresentano una superficie tutt'altro che trascurabile degli oceani attuali, hanno una funzione importante per la biodiversità dell'oceano e quindi ovviamente di tutto quello che riguarda l'aspetto ecosistemico del nostro pianeta, che è uno, quando parliamo delle varie sfere, la biosfera, l'atmosfera, la idrosfera, la criosfera, se parliamo dei poli per esempio, stiamo in realtà parlando per comodità di una cosa che suddividiamo, ma che in realtà è tutta la stessa cosa e che interagisce profondamente, cioè i coralli non esisterebbero forse se non ci fosse una determinata atmosfera e via dicendo. Poi forse avete anche sentito parlare di problemi che hanno a che fare con i gas serra eccetera eccetera. Ora, come ha illustrato la mia collega precedentemente, molti di questi coralli, tantissimi no, ma molti hanno uno scheletro come noi, questo scheletro è fatto da carbonato di calcio, quindi sostanzialmente è un minerale che contiene il carbonio. E quindi c'è a che fare comunque col ciclo dell'anidride carbonica, che è un importantissimo gas, e del carbonio, che regola un pochino tutta la storia del nostro pianeta. Quindi ha molto senso parlarne, perché forse un piccolo cespuglio di corallo, vabbè, insomma, i grandi numeri farebbero sì che non meriterebbero molta attenzione, ma essendo una delle cose più cospicue degli oceani, forse è meglio sapere cosa fanno, quando vivono, quando muoiono, come respirano e cosa fanno con la CO2, per esempio. Il fatto che non siano così visibili è un problema per loro, però attenzione che ogni volta che intacchiamo un ecosistema è un problema anche per noi, direttamente o indirettamente. Per cui fino a pochi anni fa proprio non se li filava nessuno, tranne i pescatori, e quindi potevano essere luoghi da devastare, magari per prendere un pesce in più o dimenticarsi lo stivalone, come in questo caso. Oggi siamo almeno a parole più sensibili, per cui ci stiamo un pochino più attenti, e noi abbiamo avuto comunque un merito: negli ultimi anni siamo riusciti a far passare legislazione in alcuni paesi, la Norvegia per esempio, il Regno Unito, che hanno bloccato la pesca selvaggia e quindi la distruzione quasi totale di questi magnifici giardini di corallo. Guardate che belli che sono, in effetti la copertura a coralli non è molto diversa da quella di una piattaforma corallina di profondità. Certo, si chiamano coralli bianchi, anche se qua vedete qualche colore in più, per una ragione, perché i coralli sarebbero bianchi, ma hanno i loro colori sgargianti perché hanno proprio quelle alghe, insomma, simbionti di cui si parlava prima. Il tessuto molle del corallo è, quindi prende questi pigmenti e sono sgargianti. Nelle profondità dell'oceano questi organismi che sono fotosintetici non ci sono, per cui tendenzialmente sono bianchi. Però costruiscono anche cospicuamente, anche fino a crescite di 2 o 3 centimetri l'anno, che è tanto. Se pensate che un corallo tropicale, di quelli che noi amiamo tanto, può arrivare a 10 centimetri l'anno, ma l'ordine di grandezza è lo stesso. Però qui gli uragani loro non li hanno, non hanno neanche i turisti tedeschi o giapponesi che pinneggiano e li rovinano al momento. Le due specie più importanti, le vedete, una si chiama l'Ofelia e l'altra Madrepora. Tra l'altro è interessante perché Madrepora è stata descritta proprio da Linneo, quindi nel 700. Ora, Linneo non andava molto profondo, ma alcune di queste bestie venivano comunque portate su da profondità magari non eccezionali, sia attraverso meccanismi che non conosciamo più, oppure perché in Norvegia alcune di queste specie nei fiordi arrivano fino a 80 metri di profondità e quindi si potevano trovare. Qua li vedete, sono normali coralli, non è il corallo rosso, che è una cosa diversa. Vi faccio vedere ancora un pochino di esempi sul fatto che agiscono come oasi di biodiversità. Vedete che sono dei crostacei molto particolari, quello giallo è un corallo molle, cioè non ha lo scheletro calcareo, invece queste specie di cose piumose sono dei crinoidi che gioiscono del fatto di avere appunto questo substrato rigido, questa foresta di coralli per stabilizzarsi anche loro. E quello che vedete, quella bocca spalancata, è un bivalve che approfitta del fatto che fanno un insieme scheletrico con molti buchi e cavità, ci si infila dentro e protetto da eventuali predatori e può filtrarsi l'acqua a suo piacimento. E molti pesci ne approfittano permanentemente o
diciamo, in particolari momenti della loro esistenza, magari anche giovanili, e questo è un po' un problema, perché ve l'ho messo come risorse ittiche, una brutta parola, perché risorsa implica qualche cosa che normalmente noi tendiamo a sfruttare, però così un pochino va il nostro pianeta. E ahimè per i coralli questa è una pratica molto distruttiva sulle quali noi dobbiamo intervenire, stiamo intervenendo. Ma per esempio non è solo la pratica di prendere il corallo, cioè distruggerlo per prendere il pesce, ma anche per esempio buttare l'immondizia. Qua vedete nella foto a destra c'è un sacchetto di plastica impigliato in una madrepora e quella cosa filiforme che vedete, una di quelle si chiama le long line, quindi una lenza per pescare un palangaro. Ma non sono solo nel mare nell'Atlantico, ma sono in tutto il mondo. Poi tutto va in funzione anche dove sono raggruppati gli scienziati, quindi è chiaro che nella zona nordamericana e europea abbiamo molte più scoperte che non nel resto del globo, però tempo al tempo. Vanno dai tropici, guardate che meraviglia anche dal punto di vista estetico, sono godibili insomma questi organismi, anche se non sono lavorabili, non è il corallo bianco, quindi hanno uno scheletro che si sfarina, per fortuna loro, ma arrivano fino anche alle acque polari, questa si chiama Gardineria Antartica, già il nome vi dice che si trova in Antartide. E il Mediterraneo è una baia dell'Atlantico, quindi noi da anni, da molti anni, ma soprattutto negli ultimi 10 anni, sistematicamente ogni anno o quasi usciamo con la nostra nave e abbiamo dei progetti di ricerca che finalmente dopo 10 anni hanno coperto l'intero Mediterraneo. Abbiamo fatto molte scoperte, siamo pieni quindi di siti a coralli che prima non si conoscevano, sono le stesse specie che si trovano in Atlantico, come vedete, quindi la Lofelia e la Madrepora, che sono quelle che costruiscono le scogliere, sono anche coralli solitari, vuol dire che non è una colonia, però sono magari più o meno gregari, come il Desmophyllum. In Mediterraneo si pensava che fossero quasi tutti più o meno morti o moribondi, in realtà poi, come spesso succede, la scienza ha i suoi strani veicoli e canali. Accidentalmente, ecco, è stato trovato del corallo vivo mentre stavano operando al largo di Santa Maria di Leuca, buttando giù delle reti. Non sapevano che ci fosse il corallo perché infatti hanno strappato le reti, però quando le hanno salpate a bordo vedete che c'era un bel ramo di madrepora ed era viva. Subito siamo partiti con la tecnologia complicata e costosa che richiede questo tipo di operazioni, quindi vedete questi sono rilievi di sismica, i seiscan sonar, tanti tipi diversi di metodi che non ho tempo di illustrarvi, che comunque danno un'idea del fondo e individuano questi mounds, queste quindi costruzioni che contengono i coralli. Il Mediterraneo poi è fiabesco. Rendiamoci conto che noi abbiamo Appennini, abbiamo le Alpi, abbiamo le Dinaridi, cioè siamo pieni di catene montuose recenti. La catena montuosa recente, al di là che offre delle incredibili opportunità per andare in giro per i boschi e con un po' di attenzione anche sciare, ha anche il vantaggio però di portare su da profondità notevoli sedimenti marini che altrimenti noi non potremmo ispezionare, e queste essendo le catene più giovani ci hanno portato su della roba abbastanza recente. Noi abbiamo trovato, vedete tutti i segni sulla carta dell'Europa e soprattutto l'Italia, che è proprio, insomma, l'Italia deriva sostanzialmente dall'Appennino e un pochino dalle Alpi, una quantità incredibile di sedimenti anche profondi, e lì abbiamo trovato i rappresentanti fossili di questi coralli, una cosa profondi però, di mare profondo, e siamo unici al mondo, cioè siamo molto invidiati per avere questo tipo di archivio a disposizione, che stiamo cominciando a studiare in maniera moderna in questi ultimi anni. Addirittura abbiamo trovato la Lofelia, cioè la stessa specie costruttrice che fa tutto il margine nord atlantico e che arriva anche in Mediterraneo viva, noi l'abbiamo da 2 milioni di anni, che tra l'altro ci permette di fare anche alcuni giochini molto interessanti dal punto di vista, per esempio, del paleoclima, che è una delle cose che ci interessa. Ma la maggior parte dei coralli mediterranei faceva del suo meglio durante l'ultima epoca glaciale. Questo lo sappiamo perché
abbiamo una quantità incredibile, ancora vedete le cose abbastanza complicate, ma in fondo è una fotografia del fondo, quindi vedete delle batimetrie dove sono indicati questi mounts, sia visti in sezione, sia visti dall'alto come con 3D, sia vista con quello che può essere l'ecoscandaglio laterale, che è come fosse una foto aerea, che ci permette quindi di avere anche la mappatura, perché noi stiamo parlando di cose che vanno normalmente dai 200 ai 5.000 metri di profondità. E neanche il sommergibile con il suo faretto ci potrebbe dare questa mappa, perché è troppo localizzato, cioè potrebbe vedere alla fine di questa sala, ma non oltre, quindi ci occorrono altri mezzi. Guarda. E comunque con i dragaggi noi possiamo, con la campionatura, recuperarci, vedete anche quantità inimmaginabili di coralli. Questa è una scogliera corallina che noi abbiamo dragato a largo dell'arcipelago toscano, ma è morta, era seppellita nel fango, però è tutta lì. Vedete, c'è la lofelia, perché ha imparato a conoscere, la madrepora. A 10.000 anni, fino a 10.000 anni fa, noi eravamo pieni di questi giardini di corallo. Adesso un po' meno, oppure pensavamo di averne meno, perché poi arriviamo alla parte sensazionale. E la parte sensazionale è questa. Ci sono dei momenti topici importanti nella storia delle scoperte. Sicuramente la Beagle fu una, ma non perché era la Beagle, perché a bordo della Beagle c'era Darwin, perché se avessero messo qualcun altro sono abbastanza convinto che della Beagle non se ne parlerebbe moltissimo. Con la Beagle noi abbiamo avuto dati, intuizioni importantissime che hanno cambiato il nostro modo di vedere, a molti di noi, non a tutti, ma questo è un pianeta che può ospitare varie opinioni. Un'altra grande spedizione che ha fatto epoca, per la quantità e qualità di informazioni che ha portato e che ci ha fatto cambiare di nuovo idea su molti fatti, oppure ci ha semplicemente portati a conoscenza per la prima volta, fu quella della Challenger, la quale fece la prima spedizione veramente oceanografica nella seconda metà dell'Ottocento, raccogliendo campioni in tutto il mondo. Tra l'altro non ancora finiti di studiare, pensate. Nel nostro piccolo io vorrei dire che questa spedizione fatta all'interno di un progetto europeo con una nave tedesca, con un'equipe europea a bordo, che è partita nel settembre del 2006 ed è approdata, se vedete quella è la traccia rossa, è approdata a Creta, poi ha continuato, ma io ero a bordo con i miei colleghi solo fino a Creta, tre settimane dopo, ha rappresentato e secondo me rappresenta un giro di boa per la conoscenza del nostro mare. Perché? Prima di tutto, abbiamo utilizzato i nostri 10 anni di campagne fatte con la nostra nave oceanografica italiana, dove avevamo trovato tanti indizi di coralli di varia natura, ma poco, ma comunque sufficienti per riuscire a avere un progetto che portasse una nave estremamente sofisticata, perché comunque è come andare sulla Luna, cioè non nascondiamoci che ci sono ambienti che per costo, difficoltà ingegneristiche, eccetera, eccetera, sono perfettamente assimilabili, quindi lavorare nello spazio, lavorare nell'oceano profondo, tra l'altro hanno anche tecnologie molto simili, non sono così distanti. E un geologo normale di campagna, come sono anche stato io, come continuo ad essere io, se ciò che ne so io, il mio martellino, la benzina per andare fino sulle Dolomiti, l'alberghetto, la tenda, insomma con 700-800 mila lire, delle vecchie lire, se parlare in euro, comunque riesco a farmi la mia ricerca. Andare in mare e prendere un campione simile, se lo si prende, costa 100.000 volte di più. E ci sono anche delle ragioni. Allora, questa nave qui era equipaggiata con un ROV, che vuol dire Remote Operating Vehicle, sostanzialmente è un sottomarino senza persone a bordo che voi controllate con una console, con un gruppo di comando a bordo della nave, che è quella cosina rossa. Siamo scesi nel canale di Sicilia e abbiamo trovato le solite cose, cioè il corallo sostanzialmente morto, quello che noi abbiamo preso decine, centinaia di volte negli ultimi anni. Poi abbiamo scoperto del corallo di tipo sciacca, quello di Canestrini, che era sempre stato preso, diciamo, in maniera un po' così avventurosa, senza avere una idea esatta da dove e perché, cioè lo si trovava profondo, ma il corallo rosso, sostanzialmente, che è una specie che non ama la luce,
noi sapevamo che viveva dagli 0 metri nelle caverne, si trova ancora, se uno fa un'immersione a pochi metri di profondità, nel buio lo trova, piccolino magari, fino a 150, 200 metri, già una rarità. Noi l'abbiamo trovata a 650, morto sul fondo, sotto una parete. Avevamo finalmente l'opportunità di risalire una parete e quindi abbiamo cominciato a risalirla. Abbiamo trovato, a un certo punto, è un'isola vulcanica, questa è Linosa, quindi neanche tanto distante dalla zona di Sciacca. Abbiamo trovato dei coralli vivi, vedete, con il polipino fuori, bianco, che stava mangiando. Poi li abbiamo trovati a reef, per la prima volta, non erano mai stati visti, cioè in 10 anni avevo trovato un rametto così, forse vivo, e quindi non credevamo ai nostri occhi. Ma non guardate solo il bianco. Il nero è la sorta di caverna sottomarina, incampionabile a quella profondità, incampionabile. Ma guardate anche quelle strane macchie, quelle specie di pere. Quelle pere sono ostriche gigantesche che anche noi conosciamo, le abbiamo trovate da anni. Sono ostriche di queste dimensioni, ma a 700 metri, 500 metri di profondità le abbiamo trovate anche vive. Qua sono morte, ma che ci fanno? Quindi un ecosistema assolutamente ignoto cominciava ad apparire davanti ai nostri occhi. Questa è storia recente, voi siete i primi, al di là di noi che eravamo sulla nave oceanografica, a vedere queste cose. Penso che saranno poi cose che si rivedranno fra un po' nelle varie trasmissioni Discovery Channel e gli equivalenti italiani. E poi eccolo. Arriviamo a un certo punto a questa caverna sottomarina di un'isola vulcanica in cui tutto è vivo. È viva la lofelia, è viva la madrepora ed è vivo il corallo rosso. Li vedete quei rami rossi di corallo? Hanno i puntini bianchi, hanno i polipi fuori che stanno mangiando. Sono inaccessibili, ma sono loro che muoiono senza aver necessità di un'isola fernandea e cadono e fanno i depositi di Sciacca. E sono ancora lì. Questa è la documentazione di corallo rosso più profondo al mondo che esista, del nostro. Ma anche la bellezza di questi coralli bianchi, che poi gli davamo dei nomi, candelabri, applique di corallo, perché era assolutamente anche morfologie mai viste prima. È stato un puro godimento, vi assicuro. Erano anni e anni che il tutto poi veniva in una sintesi anche squisitamente, non solo scientifica, ma anche estetica e filosofica. E c'era tutto, c'era anche il corallo nero, i coralli gialli, rigorosamente vivi o morti. Ma vedete quanto? Un'opulenza incredibile. E addirittura vedete quanta quantità di corallo, c'è l'intera foto qua che vedete, c'ha sia corallo vivo che corallo morto tutto accumulato, ma non si vede altro se non corallo, e non lo sapevamo. Questo è un reef a madrepora proteso nella colonna d'acqua, e ci sono anche delle belle correnti, perché come diceva prima, qui non possiamo aspettarci il moto ondoso, le maree eccetera, ma ci sono delle correnti sul fondo esagerate. Che normalmente il fondo marino è così, cioè a quella profondità è un piattume di fango, cioè veramente noioso. Questo è un esperimento che stiamo facendo, perché il prossimo anno, anzi quest'anno, tornerà una nave francese con le stesse tecnologie per vedere cosa capita a un cespuglio di corallo nel giro di un anno, se c'è qualche modifica. Di nuovo, questo l'avete visto prima, l'impatto ambientale. È un peccato, però perlomeno noi non draghiamo, non abbiamo perché non ci sono specie ittiche particolarmente importanti associate ai nostri banchi di corallo, se no non esisterebbe più nulla, conoscendo come siamo fatti. Ecco, vedete ancora che spesso rappresentano una piccolissima oasi, quasi l'equivalente di un microatollo. Se fossimo in una laguna tropicale, questa sarebbe una classica, no, visione, cioè uno viaggia sulla sabbia, poi all'improvviso gli appare una piccola costruzione corallina. Abbiamo scoperto cose incredibili come questo piccolo presepe. Era una zona spazzata da delle correnti così forti che, come vedete, non c'è neanche il fango. Quello che vedete sono sabbia. Cioè il fango lì arriva perché è profondo, non ce la fa a stare, viene spazzato via in continuazione. Questo è buonissimo per portare dei nutrienti che poi sfrutteranno dei piccoli organismi che poi alla fine diventeranno il cibo di questi coralli. Ma è così forte la corrente che i coralli potrebbero essere sbriciolati, sono comunque strutture molto delicate. In questo caso c'è un'associazione nuovissima, interessantissima, tra delle spugne che sono molto più elastiche,
che fanno appunto, chiamato il presepe, e dentro c'è il corallo protetto, perché il corallo così non viene rotto, mangia lo stesso astutamente, quindi funzionalmente hanno trovato una maniera che non si dà fastidio. Poi insomma, dai, i coralli sono un po' più svegli delle spugne, le spugne sono molto primitive, quindi non credo neanche che ci sia un grande disegno alle spalle. Ci siamo mossi qualche decina di metri, la corrente diminuiva di intensità, e spugne e coralli ognuno per la sua strada, cioè il corallo se n'è stato fuori da questa protezione. Fantastico, sono fatti coevolutivi anche molto interessanti. Insomma, questo era il panorama. Nel Mare Ionio siamo andati in quel posto dove avevamo trovato accidentalmente i coralli nel 2000. Qua, se aguzzate un pochino gli occhi, vedete che grandi coralli non ce ne sono, però ce n'è qualcuno bianco, io qua non ho neanche un visore, però quel puntino in alto a sinistra che sembra un bottone è un corallo solitario. Cioè, sono dappertutto, qualche volta fanno delle grandi scogliere, altre volte, di nuovo, vedete il puntino in alto, qui c'è un riccio di mare, un verme, sul fondo della diapositiva, in alto c'è un puntino, una specie di bottone, quello è un corallo solitario, come dice il nome. Insomma, la cosa più strepitosa, secondo me, è stata quando abbiamo girato dallo Ionio e siamo entrati in Adriatico. Lì era una scommessa formidabile, fatta sulla base di intuizioni e dati che avevamo trovato negli ultimi mesi con la nostra normalissima crociera italica, che in Adriatico c'erano gli stessi coralli, e dovevano esserci anche per altre ragioni, secondo noi, oceanografiche, proprio perché queste grandi correnti responsabili di portare i nutrienti si formavano in Adriatico. Dunque, beh, se lì si formano e sono più ricchi di nutrienti, le intercetteranno subito, perché devono aspettare di essere nello Ionio per farle? Quindi su questa scommessa un po' rischiosa, i tedeschi ci hanno detto: meglio per voi che troviate i coralli. Noi, no, ci sono di sicuro. Poi siamo andati dove ritenevamo che ci fossero. Ora, questa foto qui non è sporca, non è la classica diapositiva sono stata a Sharm nel 1976 ed è così. No, questa è una foto reale sempre del settembre 2006, e quei puntini lì sono organismi, e sono organismi più o meno in sospensione. C'è di tutto, piccoli crostacei, larve di pesci, eccetera. Comunque tutto quello che un corallo adora mangiare, perché i coralli non filtrano l'acqua. Sono dei piccoli predatori, anche molto attivi, però non è che possono andare in giro. Lì sono cementati, quindi bisogna che qualcuno, qualcosa, gli garantisca l'arrivo del cibo. Non può essere neanche una tantum, devono sapere che avranno da mangiare per molti anni se vogliono fare una scogliera. Quindi queste sono, diciamo, correnti profonde a 500-600 metri, molto prevedibili, così ben previste che i coralli sono da tutte le parti. Solo che uno dei problemi lì è che il fondo normalmente è, diciamo, incoerente. Ora, il corallo ha bisogno di qualche cosa su cui fissarsi, che arriva come una larva, però può anche provare a fissarsi su una conchiglia sul fondo, ma questa poi viene girata, non va bene, cioè non è un'idea geniale, prima o poi gli va male. Bisogna di qualche cosa un pochino più cospicuo. Lì, per tutt'altri motivi che non hanno niente a che fare con le correnti, niente a che fare con quello che vi ho detto finora, questo margine continentale non riesce a stare su ed è crollato, è franato. Così franando ha creato una topografia sul fondo. Tra l'altro questa è stranissima, anche questa è una cosa nuovissima che vorrei portare alla vostra attenzione. Sono palle, perché il margine lì è un margine fangoso, e quindi quando è crollato ha rotolato e ha fatto come una palla di neve, solo che una palla di fango, e poi si è un po' indurita, e a quel punto sono arrivati i coralli, vedete quelle cose bianche, l'hanno colonizzata. Vedete che non sono sul fondo, sono solo sulla cresta. Sempre per dire che le varie sfere interagiscono. Quindi noi ci siamo messi a girare così, vedevamo questi fondali più o meno duri, il più delle volte non ci cresceva niente sopra, poi all'improvviso, magari come in questo caso, i nuovi puntini, vedete i bottoni che sono coralli solitari, però non erano esattamente le scogliere, poi tacchete all'improvviso, ci trovavamo un magnifico cespuglio di Lofelia o di Madrepora. E qui erano le nostre ultime ore sul fondo nell'Adriatico. Dovevamo andare via a mezzogiorno. I tedeschi sapete come sono. Quindi a mezzogiorno noi eravamo dentro il container di guida, abbiamo ringraziato per l'onore di essere dentro e siamo usciti. I tedeschi non sono come noi pensiamo, sono molto più flessibili.
e mi hanno richiamato dentro mezzogiorno e 10, perché mentre tornavano su ho detto: Marco, vieni a vedere. E io pensavo, vedevo sui monitor, vedevo corallo bianco da tutte le parti, no? Che non era il sito che avevo appena lasciato, insomma, due sciocchezze. Dico: ah beh, cos'è il film che avete fatto ieri a Santa Maria di Leuca, eccetera? No, e adesso? Cioè, quello che abbiamo sotto il nostro rob, no? E quindi noi, l'ultima immagine di questa campagna è stato vedere che c'è al largo di Bari un inimmaginabile giardino di coralli che nessuno prima di noi aveva mai visto né supposto, che quindi richiederebbe di essere ben studiato, poi protetto, eccetera, 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 cosa che chissà che se capiterà mai nel nostro paese, che non abbiamo potuto neanche minimamente campionare, perché intanto un pochino tedeschi erano quelli dell'equipaggio, tiravano su il rover, no? Quindi lo stavano saltando, quindi, no? mentre la parte scientifica cercava ancora di vedere, eccetera. Vabbè, siamo rimasti con questa scommessa, però ci torniamo quest'anno, ci torniamo. E mi era stato chiesto se hanno significato, e sono tre diapositive, quasi finito, se i coralli hanno, al di là di un fatto estetico, al di là di fatto di pesca, di quello che volete, hanno un loro valore, hanno un valore enorme. Guardate come crescono alcuni coralli, crescono esattamente come fossero degli alberi, delle piante. Penso che tutti noi di Riff di Raffa abbiamo visto, parlato, sentito parlare della dendrocronologia, detta così, è una cosa orribile. Comunque gli anelli di crescita degli alberi raccontano la storia che era successa attorno all'albero mentre l'albero viveva, e quindi ci raccontano una storia della foresta e dell'atmosfera in cui viveva l'albero. Il corallo magari della foresta non si può raccontare moltissimo, ma cresce, alcuni crescono nella stessa maniera, vedete, concentrici, racconta la storia del mare che aveva attorno mentre cresceva. Come cambiano le foreste, come cambia il clima per l'albero, così fanno anche per i coralli. E ci racconta anche l'atmosfera, perché è quello che vi dicevo prima. Comunque il mare respira, cioè si carica di ossigeno, di CO2, cioè interagisce profondamente con l'atmosfera. Quindi è, diciamo, un archivio, un tracciante in più per ricostruire quello che è successo nel passato. Che dice: beh, cosa ci serve sapere quello che è successo nel passato? L'avete sentito Rombelli oggi con le carote di ghiaccio. Sentitevi me adesso con i coralli. Noi riteniamo, fino a un certo punto, che conoscere il passato può permetterci di conoscere il futuro e forse prevedere alcuni comportamenti, perlomeno sul verosimile e sul plausibile. E ci fermiamo lì, non vuol dire che poi ne prenderemo nessuna misura necessariamente, però perlomeno, insomma, siamo informati che potrebbero capitare delle cose. Studiando quindi il mare che fu, possiamo avere un'idea di quello che potrebbe succedere al cambiare di certi parametri. Non vi tedierò con questo, voglio solo dimostrarvi che tagliando un corallo si vedono davvero le bande di crescita e che esistono delle tecnologie molto complicate che permettono di guardare vari elementi chimici. Poi alcuni di questi elementi chimici ancora non capiamo cosa vogliono dire, ma qualcosa vorranno dire, altri li abbiamo capiti, o crediamo. E abbiamo trovato quindi, come vedete, delle fluttuazioni che vuol dire che il mare cambia, e quindi abbiamo a disposizione questo nuovo descrittore del clima, che è assolutamente indipendente da altri. Cioè, quello che ci dirà lui non è quello che ci dice una carota di ghiaccio o che ci dirà l'albero, è complementare. Quindi alla fine, se lavoriamo bene e ci prendiamo, che anche queste sono tutte cose da dimostrare, dovremmo avere un sistema integrato, lo stesso fenomeno globale, registrato in posti diversi, in maniera diversa, da organismi diversi. Ne trarremo una qualche lezione? Boh, può darsi. Comunque vi ricordate, ho messo Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, era il nome, tradotto in inglese, di una pubblicazione delle Nazioni Unite, dell'UNEP, che è la United Nations Environmental Project, che aveva portato, insomma, a livello di conoscenza anche di quelli che fanno politica, quindi amministratori, uomini politici, decision makers, l'esistenza di questi ecosistemi che non devono essere più trascurati. Fino a pochi anni fa non se ne sapeva nulla, oggi guardate, c'è una serie di francobolli canadesi dedicate ai coralli del buio. Segno dei tempi.